Partiamo da una semplice domanda. Perché? Perché sei qui oggi? Sei malata? Da quanto tempo ti senti così? Credi che in te ci sia qualcosa che non va? Io credo, come ho detto prima... Questo parla, pensa di sapere tutto solo perché è un dottore. Può ammettere che tu è un caso alquanto bizzarro. Sì, io sono venuta qua, ma questo non vuol dire che io stia male, che abbia un problema. Io sto benissimo, sto benissimo. Posso scavare insieme a te nella tua psiche e trovare lo snodo... Tutto è iniziato un mese fa. Sì, lo so, posso sembrare strana, magari non del tutto normale, lo ammetto, ma io sono così. Che cosa mi piace della mia vita? Devo dire quasi nulla, a parte le mie passioni, ovviamente. Amo il cinema più di ogni altra cosa, passo ore nel buio delle sale, anche se ultimamente ci vado meno, visto che non ho un lavoro. Sogno con tutta me stessa di poter lavorare un giorno in quel mondo. Beh, relazioni, no, vi prego, meglio sola, gli ultimi sono stati veramente dei disastri. Invece amo spulciare vinili nei negozi dell'usato, il cappuccino fatto a regola d'arte, ascoltare musica a tutto volume. In generale, tutto quello che non piace alla gente, beh, a me piace. Oddio, sarà la 20ª candidatura che invio. Ogni volta è no, sempre no, oppure no grazie. Cioè, non so più cosa fare. Non capisco, sembra sempre che io sia la persona sbagliata, che non vada bene, che sono strana. Eppure, cioè, io veramente farei di tutto. No, try again. Ma vedrete, presto avrò una grande idea, una di quelle che ti cambiano la vita.
Allora, vediamo un po'. Voilà. E anche voi, piccoline. Bellissime. Avete capito bene, mosche. Io voglio addestrare le mosche per il cinema. Un sacco di persone cercano animali, gatti, cani, pappagalli per utilizzare nel cinema, perché non le mosche? È così geniale che penso che nessuno potrebbe capire perché tutti hanno i cani, i gatti. Quella è una cosa normale. Io invece con le mosche avrò l'esclusiva. E tu chi sei, piccolina? Ah, ma che brava! Ma guarda, ma tu mi stai ascoltando? Senza offesa, ragazze, ma questa è la mia preferita, credo. E c'è. Tra in avanti tu sarai Brandon. Ti chiamerò Brandon. Brandon, ciao! Ti piace? E Brandon? Bravissima! Che sono proprio felice. Prima non avevo nessuno, ora ho te. Noi possiamo fare un sacco di cose assieme, di grandi cose. Tutti pensano che sia un po' pazza, eh? Però con te qualcosa è cambiato. Dovete capire, da quando vivo con Brandon la mia vita è perfetta, noi ci capiamo. Siamo una coppia, ci stiamo lavorando, è un po' presto per dirlo, però chissà. Ah, lo zucchero, mi dicono sempre di essere più dolce, poi non è tanto, dai. Ragazze, l'ora di cena. Forza, tutte sullo zuccherino. Pronta la pappa? Brave. Zuccherino. Benissimo ragazze, allora carichissime, oggi si parte, sfogatevi un po' e poi ci diamo dentro, voglio che oggi sia tutto perfetto, perfetto. Sei più? Brandon? Sì, buongiorno. Lei è il signor Borans, il produttore di The Babylon? Perfetto, sono Maggie. Volevo sapere se era confermato il nostro appuntamento. Ok, perfetto, grazie mille. Allora più tardi. Sì, buona giornata, arrivederci. Ecco, con questo è tutto, credo. Non ho molto altro da dire. Vedi, l'amore spesso è il passo più veloce verso la psicosi. E noi non vogliamo di certo che ti ammali. E tu, dottore, che ne sai dell'amore? Finalmente potrò andare a parlare con un produttore. Diventeremo famose. Spaccheremo.
Si tu essayes pour m'arrêter, je vole.